parlando sempre, io non vi posso dire, quando mi chiamavate o ci siamo sentiti, io faccio il freddo, faccio l'antipatico per i nomi del mercato, è perché io cerco di far risparmiare il Trapani. Perché no? Perché appena se io dico Curiale, esce Curiale, ci hanno l'idea. Appena è uscito Di Barreto, voi non potete immaginare che asta è successa. Voi non potete, di Caputo, quando l'ho chiamato Caputo, perché c'è il messaggio e tutto, un mese fa, quando è uscito, un disastro. Io ho cercato pure di prendere Neto Pereira, ho cercato di prendere gente che potesse fare al caso nostro, ma pure con Montalto. Montalto, ragazzi, io ci ho provato in tutti i modi, offrendo soldi alla società, offrendo loro, non si sono voluti privare, e secondo me non facendo bene, perché il ragazzo non era, cioè il ragazzo faceva di tutto pure per venire al Trapani e coronare un sogno, come ha detto pure Curiale, no? Che di vicino Trapani, figuriamoci Montalto quanto ci tiene a fare. Qualcuno era contento di Montalto, qualcuno no. Io vi dico che non aveva bocciato in passato questo. No, allora io non so questa cosa. Io so solo che io da quando ero al Bari e lui giocava nel Lecco, lo volevo prendere da sempre. Quando poi si è avuta l'occasione, io ho parlato con Roberto, lui sapeva che io ero un estimatore e c'è stata questa situazione. Per cui altre chiacchiere pure su questa cosa che ho sentito, tipo che di Trapani, allora noi non lo volevamo, ma noi facciamo, cioè se noi ci salviamo o se noi andiamo in Serie A, noi andiamo tutti, non è che dici quello fa il bel tempo, quel cattivo tempo. I problemi negli spogliatoi, nelle società, ci saranno sempre, ci sono sempre, e queste piccole, cioè noi dobbiamo andare avanti a queste cose, non è...